Saint-les-Alpes, 1500 anime. Il piccolo villaggio montano nell'Alta Provenza, dopo lo schianto dell'Airbus sulle montagne circostanti, ha visto l'arrivo di centinaia di poliziotti, vigili del fuoco, esperti, funzionari e un'orda di giornalisti. Quasi 1500 da ogni parte del mondo. Il circo mediatico è equivalente in numero alla popolazione locale, che mostra comprensione, ma anche un po' di rassegnazione. Capisco che si tratta della morte di 150 persone e quindi ci sono così tanti giornalisti. Ma alla fine non c'è nulla di cui parlare. Ogni volta che ci sono morti, i media arrivano, e questo non accade quando qualcuno fa qualcosa di buono, quando per esempio salva una vita. È così, è la società che è così. I canali All News francesi sono stati criticati per la loro caccia allo scoop. Alcuni media europei, come quelli tedeschi, si sono invece imposti regole rigide, a partire dall'assoluto rispetto verso le famiglie. Se una persona non vuole stare di fronte alla telecamera, noi non la forziamo. Preferiamo un approccio più moderato. E anche se qualcuno vuole dire qualcosa, non gli garantisco che andrà in onda. Quella della perdita di una persona cara è una situazione estrema. Vogliamo proteggere le persone anche da loro stesse. Stesso pudore da parte dei tanti inviati spagnoli per quello che è stato il più grande dispiegamento mediatico fuori dalla Spagna a memoria di giornalista. Come pensate di procedere con le famiglie delle vittime? Vi siete dati delle regole o posti dei limiti? Ieri è venuto un autobus da Barcellona con 13 famiglie e abbiamo una regola piuttosto severa, che è quella di mantenere una distanza di sicurezza e di rispetto. Noi seguiamo questa regola. Per le famiglie è un momento molto difficile, dobbiamo rispettare la loro privacy. E mentre in Germania si discute sul fatto che la stampa tedesca non abbia pubblicato il cognome del copilota, un altro Andreas, un certificatore energetico svizzero, si è ritrovato la sua foto sulle prime edizioni di alcuni giornali sudamericani, e qualcuno ha addirittura cercato di rintracciare la sua fidanzata.